Ciao, oggi vi presento un dispositivo smart chiamato SON-OFF che permette di accendere e spegnere qualunque accessorio elettrico purché non superi 10 A di assorbimento e quindi 2200 W di potenza. Nella confezione troviamo delle viti, il SON-OFF e il manuale di istruzioni che consiglio sempre di consultare. Le viti servono per fissare queste placchette che servono a coprire i nostri morsetti di alimentazione. L'ingresso dell'alimentazione del SON-OFF è a 220 volt, così come l'uscita. Per utilizzarlo è necessario avere uno smartphone e una connessione Wi-Fi. Nella confezione è presente il manuale in cui è riportata l'app da installare. Nel mio caso, come nella maggior parte dei casi, l'app del SON-OFF si chiama eWeLink e si trova sia su Android che su Apple. Sul SON-OFF è presente un pulsante di configurazione, qualora non venga rilevato nella configurazione rapida che vedremo ora. Andiamo sul Play Store o Apple Store e digitiamo eWeLink. Eccola qua. Installiamola. Apriamo e leggiamo i termini e policy della privacy, poi accettiamo. Dobbiamo registrarci, quindi selezioniamo il paese di provenienza e cerchiamo Italy e clicchiamoci. Ora inseriamo il nostro indirizzo email dove ci verrà inviato un codice di verifica che dovremo inserire. Poi inseriamo la password e confermiamo. Ricordiamoci di spuntare la casellina sotto. Ora possiamo collegare il nostro SON-OFF e connetterlo alla rete domestica. Clicchiamo su Aggiungi e poi su Accoppiamento rapido. Aggiungi dispositivo. Ora dobbiamo inserire la nostra rete Wi-Fi di casa e la relativa password. Ora l'app sta cercando il SON-OFF, come si vede dal LED che lampeggia, e dopo qualche secondo verrà rilevato. Ora che è stato riconosciuto, lo rinominiamo a nostro piacimento e clicchiamo su Completato. Vediamo il LED del SON-OFF che è diventato fisso. Apriamo Alexa, andiamo su Dispositivi, clicchiamo sulla crocetta in alto a destra e poi Aggiungi dispositivo. Ora nell'app Alexa bisogna trovare l'add-on di eWeLink, quindi scriviamo eWeLink e clicchiamo su eWeLink interruttore. Mentre Alexa fa la ricerca, riapriamo l'app di eWeLink e clicchiamo in alto Connetti Amazon Alexa. Poi Collegati con Alexa. Poi su Collega. Ora ci chiederà di aprire eWeLink e il tutto sarà fatto. Alexa, accendi prova. Ok. Alexa, spegni prova. Ok.